Dio ti vede. Sembra una minaccia alla quale è facile rispondere identificandoci con le parole di Adamo. Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura. Credo però che la legittima paura, l'inquietudine o il fastidio che scaturiscono dall'idea di un Dio che tutto vede dipendano da una non conoscenza di Dio. Per chi ha conosciuto Dio, per chi lo ha incontrato nella storia di Gesù di Nazareth, le cose cambiano. Conoscendo Dio, queste affermazioni diventano una benedizione, una fonte di liberazione. Davanti a Dio puoi smettere di simulare ed essere te stesso. Davanti al Dio che tutto vede, puoi smettere di mentire. Davanti al Dio che tutto vede, puoi smettere di mentire a te stesso prima che agli altri, per cercare di apparire migliore di ciò che sei. Davanti al Dio che tutto vede, sei davvero libero, perché Egli, in Cristo, ha deciso di salvarti indipendentemente da come sei e dunque così come sei.